quanto addosso. Mi sentivo arrabbiata, tanto arrabbiata. Ero così triste e frustrata che anche le più semplici azioni quotidiane, come alzarmi dal letto e fare colazione, erano diventate difficili, pesanti. Mi sono accanita contro la vita, contro il destino, o come lo si voglia chiamare, e non trovavo niente che riuscisse a farmi sentire meglio. Dopo qualche mese ho iniziato a cambiare il mio atteggiamento, capendo pian piano che non avrebbe avuto senso continuare così, per rispetto della mia amica e per rispetto della vita, che non andrebbe mai sprecata passando intere giornate tristi. C'è da dire che poi Erika mi avrebbe insultata un sacco se avesse visto quanto fossi giù di morale. Quindi sono stata praticamente obbligata a cambiare atteggiamento. Da quel momento ho deciso che avrei vissuto non solo per me, ma anche per lei, facendo cose belle per gli altri e aiutando quante più persone possibili. L'evento Fuck the Cancer in qualche modo rispecchia tutto questo. È nato a causa di un evento terribile, ma è diventato qualcosa di bellissimo, qualcosa che fa bene agli altri. Istituito per dare un contributo alla Fondazione Giacomo Ascoli e per creare degli ambienti sempre più inclini ai bisogni dei piccoli pazienti oncologici. Questa è la dimostrazione che qualcosa di positivo può nascere sempre, anche dopo la peggiore delle situazioni. Un particolare ringraziamento va ai ragazzi della Curva Nord per questa pensata grandiosa, per il loro grande impegno, la pazienza e la disponibilità che hanno sempre mostrato nell'organizzare un evento di tale grandezza e tale nobiltà quale il Fuck the Cancer. Quando ho chiesto loro perché lo facessero, cosa per loro significasse tutto questo, con sicurezza hanno risposto: per noi organizzare il Fuck the Cancer è un onore. Poter mettere mano in un evento di tale nobiltà ci riempie il cuore di gioia, nonostante sia alle volte molto duro e faticoso, soprattutto sopportare i collaboratori. E con questo dico, cioè, confermo questa cosa, perché non è sempre facile. Noi tutti ci siamo sempre resi conto di avere un grande potenziale e ci è sembrato giusto sfruttarlo per sostenere una realtà che abbiamo potuto toccare con mano sul campo, con i piccoli eroi della Fondazione Giacomo Ascoli. Quindi grazie ragazzi, grazie a tutti. Allora, le parole di Alice per salutare Erika e per aprire questa manifestazione. Allora, fuck the